Ragazzi, io ve lo dico, non appena arriveranno 3000 mi piace su questo video andrò a fare la stessa cosa, ma con i terzini più forti di FIFA 21. Detto questo, vai col video e buona visione. Forse non avete capito quello che sto per fare. Forse non avete capito quello che sto per fare. Ciao e bella a tutti da me, mi raccomando iscrivetevi a questo canale YouTube e attivate la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti. Ma fate la stessa cosa anche sul mio primo canale YouTube. Qua manca pochissimo ai 100.000. Detto questo, se vi siete persi il primo super episodio, quello fatto con i portieri, andatelo a recuperare, cliccate sulla in alto a destra. Dopodiché tornate qui. Adesso lo posso anche fare. Mazza che strilletto! Dice, che cosa vai a fare, caro Gabon? È semplicissimo, ragazzi. Ho preso gli 11 difensori centrali più forti di FIFA 21, li ho inseriti in un'unica squadra e adesso andrò a simulare il relativo campionato di appartenenza di quella squadra. Dice, ma che squadra hai scelto? Ovviamente ho scelto la Serie A e ho scelto la squadra sulla carta più scarsa di FIFA 21. Guardate un po', ragazzi miei. Ovviamente è diventato lo Spezia di quelli spisellanti. Mi riporta addirittura 5 stelle, 89 attacco, 86 centrocampo. Paradossalmente parlando, 85 difesa. Nonostante, lo ripeto, sia una squadra con gli 11 difensori centrali più forti di FIFA 21. Mi raccomando, supportatemi con tantissimi mi piace. E al prossimo episodio lo faccio con i terzini più forti di FIFA 21. Vado semplicemente a selezionare lo Spezia. Vado a fare avanti, il calcio è tornato e mo preparatevi. Guardate un po' che cosa ho creato. Ragazzi miei, partendo dall'attacco ho messo il difensore centrale più forte di FIFA 21 fino ad arrivare in porta al meno forte però tra gli 11 più forti, lo ripeto, di FIFA 21. Quindi abbiamo Thiago Silva in porta, 85, De Ligt a destra, 85, Hummels 86, Varane 86, Marquinhos 85, poi Chiellini, Laporte e Piqué a centrocampo, Koulibaly, Van Dijk e Sergio Ramos lì davanti. E adesso ovviamente ci andiamo a simulare tutta la stagione di Serie A, vediamo che cosa ci esce fuori. Senza perderci in chiacchiere, ragazzi, sarà una simulazione continua, quindi preparatevi, simulazione veloce. Vediamo quello che ci esce fuori. Ovviamente puntiamo alla salvezza. Eccola, 1-0 Rispoli all'80esimo. Puntiamo alla salvezza perché ci abbiamo, lo ripeto, tutti i difensori centrali in squadra. Quindi in teoria è una squadra molto difensiva anche in attacco. Nonostante la forza dei difensori, non sarà facile riuscire a salvarsi. Allora, simulazione veloce. Devo essere rapidissimo alla velocità. Perdo pure questa sicuro. 3-0 addirittura, ragazzi miei. Gaston Pereiro, Faragò e Gaston Pereiro mi condannano. Però attenzione, perché le sorprese potrebbero sempre essere dietro l'angolo. Partita successiva contro l'Udinese, la simuliamo in una maniera di quelle rapide, che più rapide non si può, e scopriamo che l'Udinese vince solo 1-0, gol di Nestorowski, calcio di rigore sbagliato mi pare da Deulofeu, se non ho visto male. Avanziamo ulteriormente alla partita successiva e preparatevi che qua la pizza potrebbe essere veramente, non lo so io, una demoralizza, manco tanto. 2-0 Darmian, Lukaku ammonito Koulibaly. Ve lo ricordo, se avete perso il video con tutti i portieri mi raccomando andate a recuperarlo perché è veramente un episodio molto molto interessante. Simuliamo rapidamente anche col Piemonte Calcio, 1-0 Cristiano Ronaldo, quindi stiamo iniziando ad ingranare. Non prendiamo più, imbarchiamo, guarda, 8 gol da, non lo so io, da Benevento, Sassuolo, Spezia, quinta giornata di Serie A. La andiamo a simulare in una maniera di quelle rapide, che più tutte 1-0 con Sergio Ramos che mi sbaglia al calcio di rigore. Questa non me la dovevi fare. E ovviamente, ragazzi, alla decima giornata andiamo a fare un breve recap della situazione per vedere quel che sta accadendo. Spezia-Parma, mi sento fiducioso e penso che possiamo ottenere la salvezza. Koulibaly espulso, li mortacci sua, ragazzi miei. Ma come ha potuto? Cosa molto importante, in panchina ovviamente ho messo altri calciatori tra i più forti in difesa. Quindi mo vado a giocare a partita, ma sostituisco automaticamente il giocatore perché mi mette quello subito più forte. E andiamo a simulare
rapidamente. Anche in questo caso immaginavo cassata 1-0. Lo sapevo io. Regà, mi sa che finora non ne ho vinta neanche una. Ma mano a mano che andremo avanti, sarà interessante vedere quel che accadrà. Perché ovviamente poi toccherà ai migliori terzini, poi ai migliori centrocampisti e poi ai migliori attaccanti. Quindi simuliamo rapidamente anche la partita con il Milan e scopriamo che il Milan ce ne fa. Finalmente ha fatto un gol con Sergio Ramos, Ibrahimovic, ha fatto 3-1 il Milan, benissimo così. Stiamo veramente rasentando il ridicolo con questa, manco coi portieri siamo andati così male, io ve lo dico, simuliamo velocemente e vediamo che cosa succede in questa partita successiva. Benevento 2 Spezia 1, Virgil van Dijk segna e apre il tabellino, ma che non ci serve assolutamente a nulla, perché ovviamente anche questa è una partita bella che persa. Allora, rapidamente andiamo a guardare la situazione classifica, ma è abbastanza catastrofica. Allora, innanzitutto vi dico che la Lazio... Non c'è 10 vittorie su 10 partite. Inter a 28 a meno 2 ma con una partita in più, 26 Juventus, Milan 23, via dice... A Roma dove sta? Fiorentina, Cagliari, Benevento, Codone, Roma 8. Oh my god, io sto a 0 ragazzi miei. Vediamo, il campionato è ancora lungo, non mi interessa classifica marcatori e nonne e zie. Facciamo la partita successiva e la andiamo a simulare con il Torino di Giampaolo e ce n'ha fatti addirittura 3. La storia dei difensori centrali non è che ci sta molto aiutando, Non lo pensavo a livello difensivo, comunque ho messo una difesa a 4, uno dice, oh, male che te va, comunque subisci pochi gol, le pareggi tutte. No, invece le perdi 2-1, pure con lo Virgil van Dijk, ovviamente messo prima punta, 90 di overall, mi butta una palla in rete e possiamo avanzare anche alla prossima partita. Ce l'abbiamo contro la Lazio, quindi vediamo se riusciamo a battere questa Lazio che sta viaggiando a dei ritmi veramente impropo... 1-1, li abbiamo fermati! Il primo punto lo facciamo proprio con loro, incredibile ma vero! Sergio Ramos risponde a Ciro Immobile. Piano piano ingraniamo, piano piano, bastano 2-3 vittorie ragazzi e rimettiamo in piedi una situazione di quelle pazzesche. Preparatevi perché... Ecco, Duan Zapata, Mocica e Ilicic, capire hai che razza di ciabattate che sta... Napoli 2, Juventus 1? Oh my god! Spezia Fiorentina! Vado veramente ad una velocità ormai che è impressionante. Mamma mia, Ribéry qua, me Ribéry. Ci stanno a fa un male fisico di quelli assurdi. Va bene. Andiamo ancora avanti, ci abbiamo la partita contro il Verona e siamo già alla 15esima. Oh, sto spingendo in una maniera. Vediamo, 2-1, porca miseria, a momenti riusciamo almeno a pareggiare anche questa partita, ma non ci siamo riusciti. Lo ripeto, paradossalmente parlando, abbiamo vinto con la prima della classe in quel momento. Con la Roma probabilmente vinceremo, perché tanto è la sfiga di chi la tifa sta squadra. No, hanno vinto loro, bene, porca maiora, mi sembra giusto, perché dovevamo vincere solo noi? Piemonte Calcio 3, Torino 3, mamma mia. Stanno accadendo delle cose veramente aberranti, inaspettated. E c'è Sampdoria Spezia e quindi andiamo a simulare rapidissimamente. Vediamo. Damsgaard 1-0 per la Sampdoria. Raga, ho fatto solamente un punto finora. Se continua così veramente è una mattanza di quelle assurde. Simuliamo rapidissimamente la questione. 3-0 del Napoli, gli abbiamo anche tolto Koulibaly ovviamente, quindi è sicuramente un'assenza importante. Noi abbiamo tutti i difensori centrali forti, non succede assolutamente nulla. Simuliamo rapidamente anche la partita successiva contro il Sassuolo e scopriamo che il Sassuolo ce ne fa 3. Stiamo veramente facendo delle cose inaspettate, dai, io mi aspettavo di fare almeno 15-20 punti con sta squadra, ma se continua così... Il risultato sarebbe veramente clamorosissimo. Dybala Khedira 2-0 anche per la Juventus. Non ho più parole per descrivere questo. Ripeto, coi portieri avevo fatto molto molto meglio arrivati a questo punto. C'erano stati dei colpacci clamorosi, mostruosi. 1-0 Kalinic, ma la patacca de zia da Sergio Ramos se è magnato il carcio di rigore, altrimenti sarebbe stata una vittoria, un pareggio di quelli esagerati. Magari dopo non avrebbe segnato Kalinic, avremmo, non lo so, fatto il secondo gol
chi può dirlo? Simuliamo anche contro la Fiorentina e ci rendiamo conto. 3-3! Sergio Ramos, Hummels, Virgil van Dijk, Ribery, Bonaventura e Ribery. Secondo pareggio, ma è un po' pochino, ragazzi miei. 2 punti, siamo a 23 giornate. Se non vado errato, e quindi, mamma mia, ragazzi, non c'ho coraggio di andare a guardare la classifica. Simuliamo velocemente e ci rendiamo conto che, capirei. Ma tutti i rigori mi sta sbagliando Sergio Ramos, ma non è possibile. Cioè, Sergio Ramos i rigori li butta dentro, mi sta sbagliando tutti quanti. È un bug, secondo me, ragazzi. È un bug, no, un buco. È un bug. Torino Spezia, andiamo a vedere. 1-0, mortacci. Sergio Ramos stranamente non ha sbagliato calci di rigore. Lazio 2, Udinese 2. Ma mo preparatevi che vi faccio della situazione di classifica. Chi vince lo scudetto, ovviamente. Ecco, Cagliari Spezia, andiamo a vedere. Simuliamo molto molto rapidamente e ci rendiamo conto che, capire, ce ne ha fatti 3, ce ne ha fatti pure il Cagliari. Mo sto curioso la prossima coi terzini, però. Secondo me coi terzini più forti di FIFA, attrezzando una squadra unica, potrebbe essere un po' differente la situazione. Secondo me dovremmo in teoria essere un po' più competitivi. Chi può dirlo? 0-0 con il Crotone. Finalmente facciamo un altro punto. È un'imbattibilità al contrario. Va benissimo così. Spezia Benevento. Ormai andiamo a oltranza e poi vi faccio vedere la classifica finale. 0-1 Iago Vartacci. Vostri, non ci stiamo proprio riuscendo a fare le cose quelle cattive. Cioè, la squadra più forte 89. Avete visto il cavolo de statistiche che c'aveva contro il Milan? Prevedo una mattanza. Le pizze che seppiamo, ma... Ah! Ah! E c'è Van Dijk e Matthijs de Ligt! Addirittura arriva la prima vittoria inaspettata dello Spezia in casa del Milan. Cioè, uno pensa, dice, vabbè, vinci col Crotone, vinci con una squadra... No! Te la vai a vincere con una squadra sulla carta, non so se nettamente inferiore, perché ripeto, comunque ci abbiamo Ekala 3-0 contro la Sampdoria. Comunque ci abbiamo tutti i difensori più forti centrali di FIFA 21, però... Poi comunque lo possiamo fare anche con gli 11 più forti di FIFA 21 ruolo per ruolo, e là sarebbe veramente bello andare a simulare. Scommettiamo che facciamo il colpaccio anche contro la Roma, mo ce ne fanno 16? Eccola, 3-0, Perez, Borja Mayoral e Pedro. Sampdoria Inter 0-2, possiamo avanzare rapidamente alla prossima partita e non so perché, ma mi sento che questa potremmo portarcela a casa clamorosamente in casa, perché ce la gioca. Eccola, Sergio Ramos, la Ilicic, benissimo. Siamo in una situazione di punti veramente ridicola barra vergognosa, sarebbe bello vederla nella realtà una cosa del genere. Vediamo contro la Lazio, all'andata ci abbiamo clamorosamente pareggiato, se non ricordo male, e mo ce ne hanno fatti 3. Noi siamo riusciti a... Radu, Piqué ci ha messo una palla in rete, ma non è servito assolutamente a nulla. Le giornate di campionato stanno per terminare, ne mancano solamente 5, andiamo a simulare velocemente contro l'Inter e scopriamo che... 2-2 De Ligt, Nainggolan, Perisic e Sergio Ramos. Ragazzi, incredibile ma vero, riusciamo a fermare le big in realtà, e con le squadre medio piccole non riusciamo ad ottenere i risultati sperati. È veramente una situazione alquanto paradossale, permettetemi di dirlo. E adesso... Ah! 1-0! 1-0 con l'Udinese! City che forse è la salvezza. Ma quale salvezza, ragazzi miei? Non ci credo, manco se lo vedo. Però... almeno non arrivare ultimi sarebbe 35. Giochiamo per capire, guarda là. Simuliamo velocemente. Aspetta, io faccio finta di guardare la classifica, ma in realtà l'occhio ce lo butto. Ecco là, 1-2 Sergio Ramos, destro e sinistro. Asoro? Asomaro? Allora, ok, andiamo a Soreto. A Soreto, andiamo avanti. Manca ormai veramente poco. Come dice Kaori, che mangiava poco. Parma Spezia, vinciamo 1-1 e Sergio Ramos è in bug, raga, è in bug. Ha segnato De Ligt, ma Sergio Ramos avrà sbagliato in tutto il campionato, penso 17-18 carcere, senso 17-18, poco ci manca. Napoli Spezia, sostituiamo automaticamente perché tanto ci mette il difensore centrale più forte tra quelli dopo gli 11. Eccola, 3-0, capirai ragazzi miei. Preparatevi, non è finita qui ragazzi. O è finita qui, non mi ricordo. Vediamo se il campionato è terminato. No, il campionato è terminato, quindi preparatevi che vi faccio vedere i risultati.
di questa stagione. Mamma mia. Ma voi vi state rendendo conto, ragazzi, che sono arrivato ultimo con una squadra in termini di stelle sicuramente spisellante, ovviamente un po' anomala come situazione, ma sono arrivato ultimo a 11 punti. 19esimo Crotone a 21, quindi 10 lunghezze in più, retrocesso lo stesso, retrocede anche il Verona con 30. Ma ci stiamo rendendo conto? Andiamo a guardare nel dettaglio tutta la classifica, perché poi c'è Bologna 34, Benevento 35, Fiorentina 43, Sampdoria 43, Cagliari 43, Parma 43, Amato, Roma 46, undicesima, Udinese 47, addirittura decima, Genoa nono, 50 punti, ottava l'Atalanta 58, settimo il Sassuolo 63, sesto il Torino 70, quinto il Milan 73, quarto il Napoli 73, terza la Juve 79, seconda l'Inter 89. Io non ci posso credere, ragazzi miei, la Lazio ha vinto lo scudetto con 90 punti. Ma che cosa sta succedendo? Sta cambiando il mondo! Per dovere di cronaca vi faccio vedere molto rapidamente anche la classifica marcatori, con Lautaro Martinez che comanda a 28 gol in 37 partite, Immobile 25, Belotti 24, Ibrahimovic 21, Caputo 19 come Lukaku, Insigne 18, Dybala 17, Luis Alberto 16, Iličić 16, Ronaldo 13 e via via tutti gli altri calciatori. Ragazzi, ve li sto facendo vedere. Dzeko 10, ve li sto facendo vedere tutti. Assist man Luis Alberto vince sempre la classifica, 10 assist, poi Zaza, De Paul, Lautaro Martinez, Ronaldo 7, Palacio 7, Correa, Malinowski, poi ci abbiamo Kucka, Lukaku, Insigne, Kwame, Ibrahimovic, Gomez, Nainggolan, Caputo, Pedro, Immobile, insomma, Do Spezia, ragazzi, non ci sta assolutamente nessuno. Va benissimo così, è incredibile. Io vi invito a lasciare una marea di mi piace su questo video. Se volete anche, ve lo ripeto, la simulazione con gli 11 terzini più forti di FIFA 21. Poi lo facciamo con i centrocampisti e poi con gli attaccanti, ma anche con gli esterni d'attacco. Quindi mi raccomando, spolliciate a più non posso, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi ad entrambi i miei canali YouTube. Cliccate, attivate le campanelle, profili social, Instagram, compreso tutto in descrizione, contenuti consigliati. Alla prossima con un nuovo video. Incredibile, cioè sono arrivato ultimo, pensavo almeno a salvezza, non lo so, almeno 35 punti. Dico, con i portieri era andata molto meglio, con i portieri. Lasciamo perdere. Ciao.